Buonasera a tutti, ben trovati al nostro TG regionale. Apriamo con la cronaca. Un albero cade su un pullman a Firenze. Nessun ferito, dentro l'autobus c'era soltanto l'autista che però è rimasto illeso. Probabile causa un fulmine. Vediamo. Un'altra tragedia sfiorata a Firenze. Un grosso albero stamani è caduto all'improvviso su un pullman turistico che era parcheggiato sul Lungarno Colombo. All'interno c'era solo l'autista che di lì a poco sarebbe dovuto andare a prendere i passeggeri. Nel momento che si era annuvolato io ero dentro e niente, ho visto che stava avvicinandosi il temporale, ma poi in fondo non è arrivato il temporale. Ho sentito prima un tuono lontano e poi un secondo come se fosse stato un tuono, ma è stato un bicolpo, due colpi consecutivi. Niente. Quindi due fulmini, sì, presuppone. Suppongo, può darsi di sì. E ho sentito questo colpo forte, alzo gli occhi e vedevo più scuro e era l'albero che era sopra di me. Quindi... Sta bene lei? Sì, benissimo, sì. L'albero si è spezzato probabilmente a causa di due fulmini. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale. L'incidente ha creato disagi sul fronte del traffico a causa di una lunga coda che si è formata sul Lungarno. Il 21 maggio 2018, sempre a Firenze, ma in Lungarno del Tempio, un altro albero era caduto su un bus turistico, provocando però 14 feriti. E veniamo al maltempo. Per domani è esteso a tutta la Toscana il codice giallo per piogge temporali. Intanto oggi un violento temporale si è abbattuto su Arezzo causando allagamenti. Vediamo. La sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha esteso a tutta la Toscana il codice giallo per la perturbazione che ha iniziato oggi a interessare la regione e che si protrarrà nella giornata di domani, domenica 28 luglio. Oggi le precipitazioni a prevalente carattere temporalesco hanno interessato soprattutto il nord-ovest e le zone interne a ridosso dell'Appennino, mentre in serata è atteso un peggioramento in estensione a tutto il territorio. Domani nella notte e al primo mattino ancora precipitazioni prevalentemente temporalesche, possibili su tutto il territorio regionale, ma più probabili e diffuse su costa e zone centro-meridionali. Nel corso del pomeriggio tendenza a graduale miglioramento, con fenomeni che risulteranno via via più isolati fino a cessare in serata. Intanto oggi violenti temporali si sono abbattuti intorno alle 15 su Arezzo e provincia, in particolare sulla Val di Chiana, provocando disagi e allagamenti. I principali sottopassi del capoluogo sono rimasti allagati, decine le chiamate ai vigili del fuoco. Le zone più colpite sembrano quelle di San Zeno, alle porte di Arezzo, Manciano e Poggio Ciliegio, tra i comuni di Monte San Savino e Castiglion Fiorentino, strade allagate nella zona di Ripa di Olmo lungo la regionale 71. E proprio ad Arezzo, per far fronte ai disagi del temporale e agli allagamenti, in supporto ai vigili del fuoco locali sono partite anche squadre da Prato e da Siena. Disagi sempre causati dalla forte pioggia anche nell'Empolese, dove una bomba d'acqua ha causato danni. In tre ore sono caduti 108 mm di pioggia. E voltiamo pagina, ma ancora cronaca: incendi, fiamme in uno stabile a Pistoia, soccorsa una donna, le sue condizioni non sarebbero gravi. Vediamo. Paura stamani poco dopo le 9 per uno scoppio che ha causato un incendio in un condominio di via Pertini a Pistoia. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani che hanno la sede proprio accanto al luogo dove è avvenuto il fatto. Sarà la perizia dei vigili del fuoco a stabilire l'esatta causa di quanto accaduto. Tuttavia pare che l'esplosione sia dovuta al malfunzionamento di un impianto di condizionamento
condizionamento e da lì si sarebbero sviluppate le fiamme. Gli abitanti dello stabile hanno avvertito il forte boato e poi l'odore acre della plastica bruciata. Una signora ha avuto un malore ed è stata soccorsa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Cos'è successo? È successo che dall'ultimo piano, io abito lì, abbiamo sentito uno scoppio una mezz'ora fa, tre quarti d'ora fa, poi puzzo di plastica, cattivo odore, poi le fiamme hanno cominciato ad alzarsi i lapidi e quindi abbiamo chiamato i vigili che dopo 5 minuti sono arrivati. Pare che sia scoppiato un impianto di condizionamento, quello che pare che ha servizio del bar, però pare, perché non è chiaro, perché anche i vigili hanno dei dubbi su quello, quindi non è chiaro cosa sia. C'è stata paura, insomma? Sì, molta paura, la proprietaria del bar è svenuta, alcuni abitanti degli appartamenti sono scappati impauriti, è venuta la Croce Verde per aiutarli, ma insomma, ora c'è i danni, perché per esempio a me al terzo piano completamente le saracinesche di plastica consumate, quindi tutta la parete è nera e ora i vigili stanno controllando appartamento appartamento se ci sono danni agli appartamenti. Voltiamo pagina, furti in appartamento nell'Aretino, 5 fermi, bloccata una banda che aveva base operativa a Firenze. Vediamo Caterina Gonnelli. Sgominata dalla squadra mobile di Firenze, un'operazione che vede protagonisti cittadini, un gruppo di cittadini stranieri dediti al furto in appartamento. Numerosi i fermati, sentiamo i dettagli. Nei giorni scorsi abbiamo eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo, che ieri è stato convalidato dal GIP di Firenze, a carico di 5 cittadini albanesi responsabili di una serie di furti. Allo Stato ne sono stati contestati 6, commessi tutti in paesi della provincia di Arezzo, nel corso dei quali questo gruppo di persone stabilmente domiciliato a Firenze, avevano la loro base operativa in un appartamento in un palazzo dell'Isolotto, in questi furti costoro si erano impadroniti di denaro contante e preziosi per alcune decine di migliaia di euro nel corso di questi episodi. Ecco, come siete arrivati insomma a scoprirli, a scovarli? Sì, si tratta di un'attività investigativa, come dire, strutturata. Avevamo degli spunti che ci consentivano di individuare questo gruppo di persone legato da vincoli parentali ed originario della stessa località albanese, come appunto coinvolto in una serie di reati di natura predatoria. In ragione di ciò, dopo una serie di servizi di osservazione nel corso dei quali li abbiamo visti spostarsi in maniera sospetta in tempo di notte, abbiamo chiesto e ottenuto all'autorità giudiziaria l'emissione di un provvedimento di intercettazione ambientale, di localizzazione satellitare dell'autovettura con cui costoro si spostavano e tra non poche difficoltà determinate dal fatto che in più occasioni gli indagati hanno cambiato l'autovettura che era in loro possesso, essendo l'autovettura stata notata da cittadini o addirittura da forze dell'ordine ed in talune occasioni addirittura inseguita da pattuglia delle forze dell'ordine nel corso di queste settimane in cui abbiamo svolto le investigazioni. A seguito delle intercettazioni che abbiamo svolto, appunto, siamo riusciti a captare una serie di conversazioni nel corso delle quali sono emersi elementi assolutamente concordanti sulla loro responsabilità nella commissione di questi furti. Furti che sono avvenuti esattamente nei luoghi in cui l'autovettura con la quale via via si spostavano risultava essersi fermata. Doppia aggressione in centro a Pistoia, 3 denunciati, tutti giovanissimi, vediamo. Sono stati individuati e denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni aggravate i 3 giovani, un 23enne e 2 diciottenni, protagonisti la notte del 21 luglio scorso di una duplice aggressione nel centro storico di Pistoia. La Polizia di Stato, dopo aver acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati installati nella zona e ascoltato alcuni testimoni, ha ricostruito la dinamica di quanto accaduto. Verso l'1 e
15 in via della Stracceria, tre giovani che stazionavano nel vicolo già dalla mezzanotte e in apparente stato di ubriachezza, secondo la ricostruzione della polizia, hanno percosso con uno spintone ed un calcio alla schiena un uomo dopo aver discusso con lui per alcuni minuti, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Successivamente gli aggressori si sono allontanati di corsa, imboccando via della Torre, dove hanno urtato alcune persone che sostavano fuori da un locale. A seguito delle rimostranze di questi è scaturita un'altra aggressione che ha visto vittime due delle persone che erano fuori dal locale e che successivamente hanno dovuto far ricorso alle cure mediche, riportando lesioni giudicate guaribili in 2 e 5 giorni. Torniamo a Firenze, modifiche alla viabilità dopo il crollo dell'intonaco da una pensilina della stazione di Firenze. Caterina Gonnelli. Modifiche alla viabilità di Firenze, qui siamo alla stazione Santa Maria Novella dopo il distacco di una porzione di rivestimento della pensilina alla stazione sul lato di via Valfonda. Per consentire le operazioni di rimozione dei detriti prima e di messa in sicurezza poi, è stato necessario chiudere una corsia di marcia e l'area dedicata alla sosta. Rimane quindi percorribile una sola corsia, è stato istituito un senso unico in direzione piazza stazione Scalette con revoca della corsia preferenziale e attraversamento della tranvia. Taxi e veicoli in uscita dal parcheggio sotterraneo devono quindi dirigersi obbligatoriamente verso le Scalette, verso via della Scala, oppure se diretti via Valfonda verso piazza dell'Unità e poi riprendere la corsia di piazza stazione con direzione Viali. Naturalmente aumentano i disagi per chi deve accedere tutti i giorni a questa zona, stiamo parlando non solo dei passeggeri, insomma delle persone, del traffico ferroviario pedonale, ma soprattutto dei tassisti, dei taxi merci che devono a questo punto usufruire di una sola corsia. Sentiamoli. Con lo stesso di corsia bisogna fare il giro e si vede a occhio nudo, non c'è bisogno. Sono preoccupate le persone per questa storia del crollo di un pezzo? Non ho avuto nessun richiamo, ecco, diciamo. Lei è preoccupato? No, perché prima o poi, considerando da quanto tempo è che è costruita, insomma, una manutenzioncina prima ci voleva forse. Beh, la stazione da sempre, poi all'avvento della tranvia, è complicato il traffico. Sicuramente con questa il problema che si è creato l'altra sera è peggiorata, è un problema che c'era un po' da sempre, perché spesso quando piove le gocciole durano anche mezza giornata, quindi probabilmente andrà fatto un risanamento abbastanza. L'acqua che si infiltra, insomma. Sicuramente, d'altra parte va aggiustata e si subirà anche un po', speriamo facciano fretta, via. Rimaniamo a Firenze, disattesa l'ordinanza antibivacco, i picnic arrivano fino agli Uffizi. Caterina Gonnelli. Sono le 13.30, siamo in via De Neri, nel cuore di Firenze, una delle vie oggetto della cosiddetta ordinanza anti-bivacco in via De Neri, così come nella vicina via della Ninna, il piazzale degli Uffizi e piazza del Grano. Tra le 12 e le 15, così come tra le 18 e le 22, l'ordinanza antischiacciata, antipanino, da parte del comune della città prevederebbe multe da 150 a 500 euro. Questo però in teoria, perché in pratica qua di multati se ne vedono davvero pochi. Angificio si allarga, prosegue. Prima abbiamo visto anche un taxi per esempio avere difficoltà nel fare manovra, nessuno si è alzato. Mancano i cartelli in altre città, così come in altri paesi vengono affissi cartelli molto chiari, qua a Firenze si sono limitati a distribuire Deplian, fogli in A4 che alle prime gocce di pioggia si dissolvono nel nulla. E l'altro è passato dei vigili, gli hanno anche detto, dice ma quelli ormai hanno finito di mangiare, perché hanno finito di mangiare non si fanno alzare, possono stare in mezzo alla strada,
non lo so. I vigili, e questa è un'ordinanza di nascosto, perché il comune fa un favore, sembra che abbia fatto, un favore ai commercianti facendo l'ordinanza. Quindi vi sentite beffati? Un favore a quell'altri perché l'ordinanza non la fa rispettare. Perché non c'è un cartello, lei mi dice come farebbe un comune a venire qui e fargli le multe se non c'è una segnalazione, non può neanche lui. L'altro giorno sono arrabbiati con i vigili perché il vigile non parlava l'inglese e loro parlavano l'inglese, su, i gruppi li sto perdendo tutti, perché quando che passano qui tutta la gente, le crociere non se ne vede più passare una di qui. Perché? Perché quando sono qui con tutto questo casino li perdono, e visto come sono i gruppi, sono come le pecore, come le pecore nel modo giusto, e allora i capigruppo passano da un'altra parte ma non passano più di qui, ha ragione, perché dice non si perde la gente in mezzo alla strada, lì, tutto un tasato, guardate che lavoro. Cambiamo argomento. Continua la moria di delfini lungo le coste toscane. Il fenomeno ha toccato anche il mare dell'isola d'Elba, dove vivono due tribù stanziali, una tra Marciana Marina, Sant'Andrea e Capraia, e l'altra tra Marina di Campo e Pianosa. È stato infatti segnalato un cetaceo morto adagiato a circa 10 metri di profondità a sud di Porto Azzurro. A darne notizia in una nota Lega Ambiente Arcipelago Toscano. E torniamo a Firenze, mostra tematica dedicata alle auto d'epoca da competizione del fiorentino Pasquale Ermini, esposte al Palazzo Medici Riccardi nella Galleria delle Carrozze. Vediamo. Quest'anno, a differenza degli altri anni nei quali abbiamo fatto un concorso di eleganza in Pitti, abbiamo scelto di fare una mostra tematica qui a fianco a noi, nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici, proprio per ricordare i costruttori fiorentini, in particolare il Pasquale Ermini, detto Pasquino, che era un costruttore, è stato un pilota, costruttore di auto sportive degli anni, fine anni 40, anni 50, prematuramente scomparso a metà degli anni 50. Ecco, ricordiamo alcuni dei pezzi che ci saranno, tanto anche per i non esperti. I pezzi che ci saranno sono tutte auto da corsa, auto da competizione come si intendevano in quegli anni, quindi delle barchette fra virgolette, macchine scoperte senza tetto eccetera, quindi delle vele, cioè delle vere auto da competizione. Sono le ultime rimaste in Italia, perché non ne furono costruite molte, una ventina, però in Italia attualmente ne sono rimaste poco più di 10-11. Noi ne abbiamo raccolte 9 e quindi è già un successo, proprio perché queste auto se ne sono andate e se ne stanno andando all'estero, dove sono molto molto apprezzate. In effetti fuori dall'Italia abbiamo assistito negli anni 50, i costruttori o gli artigiani facevano queste auto particolari che venivano molto apprezzate all'estero come prodotto italiano, performante, di alta qualità e tutto, e se ne sono andate e sono state costruite per l'esportazione. Negli anni 80-90 il benessere italiano ha fatto sì che venissero riacquistate dall'estero, soprattutto dagli Stati Uniti, dove erano andate, o anche America Latina, sono andati molti pezzi, per poi restaurarli e diciamo cercare di conservarli. Purtroppo oggi, per le condizioni economiche che ci sono in Italia, per anche questa, non so se è una bolla economica o meno, di supervalorizzazione di queste auto, purtroppo se ne stanno ritornando via. C'è un aggiornamento per quanto riguarda il maltempo. Il maltempo che ha colpito l'Aretino ha avuto ripercussioni anche sui treni ad alta velocità diretti a Firenze, con ritardi fino a 60 minuti, causa danni ai sistemi automatici di circolazione. I convogli hanno potuto sempre viaggiare, ma con rallentamenti. E andiamo a Prato, tutto pronto per la 53esima edizione del corteggio. Alessandra Grati. La 53esima edizione del corteggio storico sarà l'ultima organizzata dal cerimoniere del comune Giancarlo Calamai, che il 9 settembre andrà in pensione. Una regia durata 17 anni che ha portato anche alcune novità. Come il corteggio di notte, tutta una serie di spettacolarizzazioni in piazza, di teatro di strada, fuochi pirotecnici dalla cattedrale, dal campanile, insomma un sacco di cose, e credo siano
diciamo, cose belle per la città e spero che possano continuare nel tempo. Il corteggio che ho nel cuore, anche perché era il più misterioso, era il primo che ho voluto fare di notte, perché è stata una scommessa che me la sono gestita da solo, perché nessuno ci credeva e tutti fino alla mattina del 9 del 2006 si sono sbilanciati per darmi coraggio, perché avevano tutti il timore che non funzionasse. Intanto la macchina organizzativa è partita per coordinare i 400 figuranti e 15 gruppi che, partendo da Piazza del Comune, sfilando lungo tutto il centro storico, arriveranno in Piazza del Duomo, dove si terrà la consueta ostensione della Sacra Scintola, mentre alle 22.30 avrà luogo lo spettacolo dei fuochi d'artificio musicali. La piazza, per motivi di sicurezza, avrà entrate specifiche dove verrà effettuato il conteggio dei partecipanti, per non superare il limite consentito di 4.000 persone. Oggi ci saranno appunto tanti gruppi, come sempre, l'ostensione alla metà percorso, oramai come è previsto già da qualche edizione, i fuochi in Duomo, insomma tutte quelle bellezze, quei momenti che rendono così straordinaria la nostra festa. Quest'anno però per tutti noi è un anno un po' particolare, perché sarà l'ultimo corteggio organizzato da Giancarlo. Andiamo a San Miniato perché c'è attesa per il Palio di San Rocco. Si svolgerà nel centro di San Miniato, dal 10 al 16 agosto, il Palio di San Rocco Pellegrino, Festival del Pensiero, quest'anno organizzato dall'Associazione Tra i Binari. Questa edizione è un'edizione completamente nuova, perché ha cambiato gestione, valorizza una parte importante della città di San Miniato, che rispetto agli itinerari cosiddetti turistici è un po' meno conosciuta, però è una parte importante perché ci passa la Francigena e da sempre anche concentrato alcune istituzioni fondamentali per la storia samminiatese, a parte l'ospedale, che insomma è anche nella vita poi sanitaria, l'Accademia degli Autoleti e da poco anche la Casa Museo di Dilvolotti. Stiamo cercando di, comunque ripartiamo nel proporre una... riscoprire quello che è la dimensione popolare e folcloristica di un quartiere. A maggior ragione in questa edizione stiamo cercando, il tema è l'isola sconosciuta, come riuscire a riscoprire il posto dove abitiamo attraverso elementi di socialità reale e concreta, per cui tutto quello che poi viene proposto all'interno del festival è una diffusione totale sia di performance che di mostre, di installazioni, di itinerari culturali che verranno sviluppati in tutta una parte che è molto particolare, un po' perché territorio di via Francigena e quindi di connessione storica, e allo stesso tempo appunto c'è anche una voglia di ritornare a vivere la piazza per riscoprire quelle che sono le dimensioni culturali concrete, appunto. Connesso al Palio di San Rocco c'è un premio che quest'anno si sdoppia, e il primo premio è alla cultura e verrà consegnato a Annette Henneman, che da più di 20 anni opera in territori di guerra di conflitto e di oppressione con un progetto di teatro reportage, la sua compagnia Teatro di Nascosto, per dare voce ai popoli che non riescono ad averlo. Dall'altra parte c'è questa, proprio per valorizzare la nostra entrata, che comunque è una novità estrema per questa edizione, abbiamo deciso di onorare quello che è il quartiere che da più di 10 anni ha ritirato su la tradizione del Palio di San Rocco, e quindi appunto allo Shoah, una sezione di San Miniato che spesso non è protagonista e attrice della vita culturale di San Miniato, ma che mantiene una forza personale ed una caratteristica molto forte a livello di coesione sociale all'interno di questo quartiere. Era l'ultima notizia, una buona serata a tutti e buon proseguimento con i programmi di Toscana TV.